Allora, siamo qua alla Domus Romana, uno dei pezzi più importanti che Asti può far vedere a un turista che viene a visitarci. Tutti questi musei, tutte queste cose da far vedere sono state messe da alcuni anni in rete. È stata una delle operazioni più importanti che questa amministrazione in campo culturale ha condotto. Ci abbiamo creduto tantissimo e abbiamo trovato altre istituzioni che con noi hanno voluto iniziare e proseguire un percorso. In particolar modo abbiamo messo in rete i nostri musei, le nostre ricchezze con la Fondazione della Cassa del Risparmio di Asti. Successivamente ci siamo convenzionati con il Museo Guglielminetti. Prossimo è la convenzione con il Paleontologico. E ancora faremo con tutte quelle altre realtà che possono consentirci di mettere in rete tutte le bellezze che abbiamo su questo territorio, a partire dalle nostre torri, la Torre Troiana, dove possiamo salire ad ammirare la città, il Battistero di San Pietro, Palazzo Tolenghi, piuttosto che Palazzo Mazzetti con le sue mostre, piuttosto che la cripta di Sant'Anastasio, la Domus Romana o il Paleontologico che ci porta indietro di milioni di anni, quando qui, dove oggi ci sono le colline che producono buon vino, vi erano le balene. Allora, questo sforzo è diretto a gestire in modo professionale, l'offerta museale. Quando noi siamo arrivati abbiamo trovato musei che erano sovente chiusi, musei che erano sovente diretti da persone che, con tutto il rispetto per il lavoro che stavano svolgendo, e li ringraziamo per l'attività che hanno fatto, non avevano quelle competenze, quella professionalità necessaria per gestire le nostre ricchezze, i nostri siti museali. Sovente venivano messe all'accoglienza e a strappare il biglietto ai turisti delle borse lavoro, persone cioè che avuto problemi e che erano socialmente da aiutare e che l'amministrazione comunale, le amministrazioni comunali precedenti, per dar loro una mano, ha deciso di impiegarli non per fare altri lavori, ma per mettergli l'accoglienza e a dare il biglietto all'entrata dei musei. Il risultato qual è stato? Quello che i turisti arrivavano, pagavano il biglietto e se dovevano fare una domanda a queste persone, ai loro primi interlocutori, non avevano delle risposte perché non erano in grado di dare quelle risposte, giustamente. Oggi abbiamo un personale altamente qualificato, abbiamo una politica di promozione importante che fa conoscere la realtà di Asti Musei in tutta Italia e non solo, e soprattutto, oltre ad aver messo in rete i nostri monumenti più importanti e le nostre ricchezze, abbiamo anche saputo arricchirle di contenuti. Prendiamo Palazzo Mazzetti, si organizzavano delle mostre da poche migliaia di visitatori che costavano tanto rispetto a quello che rendevano e che, ce la raccontavamo fra di noi, attiravano veramente poche persone da fuori. Con una giusta promozione e con le istituzioni che si sono messe in rete, siamo riusciti a organizzare delle mostre come quella di Monet e quella di Chagall che hanno portato 60-70 mila visitatori, persone cioè che sono arrivate in prevalenza da altre province, altre regioni, addirittura dall'estero e che in città sono venuti, qui hanno dormito, qui hanno mangiato, qui hanno fatto spesa e comprato e investito. E quindi c'è stato un ritorno importante che l'attività museale ha regalato a tutti noi da questi investimenti. 60-70 mila visitatori vuol dire quasi la popolazione della nostra città, venuti a vedere queste due importanti mostre. Avremmo voluto regalare una terza mostra importante, ma non ci siamo riusciti. Abbiamo optato per i Macchiaioli, che è altrettanto importante, ha già raggiunto le 15 mila presenze e a giudicare dalle prenotazioni ci darà veramente molte altre soddisfazioni. Però volevamo volare più in alto. Stiamo preparando una mostra molto importante su Van Gogh, che se non fosse stato per il Covid avremmo già organizzato e che probabilmente ci porterà a portare ad Asti più di 100 mila persone. Allora, con questo video, facendovi vedere un po' quelle che sono le cose che abbiamo da offrire ai nostri turisti, volevo soltanto dirvi che in campo museale, in campo culturale, abbiamo fatto veramente delle grandi cose. Ci accusano di aver demandato ad altri di fare queste attività, in realtà noi, pur avendo il controllo di queste attività, semplicemente abbiamo voluto farle organizzare e le abbiamo organizzate assieme alle altre istituzioni in modo più professionale per avere dei risultati più importanti. Asti Musei è uno dei fiori all'occhiello di questo territorio, noi ci crediamo tanto e continueremo ancora nei prossimi anni a investire in Asti Musei e far sì che possa darci sempre più grandi soddisfazioni.